Tony Daga, capitano dell'Amatori Rugby Alghero, domenica si inizia. Sì, domenica esordiamo per la nostra quarta stagione in Serie B sul campo del Sartori Sondrio. Sicuramente un impegno non facilissimo perché giocare comunque su montagna e con una squadra comunque montagnina e ostica come Sondrio avremo sicuramente il nostro da fare, però la squadra c'è, secondo me in questo mese abbiamo allenato veramente bene e spero che metteremo in campo quello che abbiamo in queste 4 settimane applicato durante gli allenamenti. Oltretutto per voi le trasferte sono sempre delle odissee. Partite la domenica presto, tornate la domenica tardi. Eh beh sì, sia la situazione voli, sia la situazione comunque economica, quindi ci porta un attimino a restringere quello che sono le durate delle nostre trasferte, quindi si fanno grandi sacrifici, soprattutto per chi lavora tutta quanta la settimana, che la mattina si deve alzare alle 5 e mezza del mattino e fare tutta quanta una tirata sino alle 9 di sera, compresa la partita. Ma la passione che ci muove sicuramente è tanta da poter anche superare questo ostacolo. E passione tu ne hai sicuramente tanta, visto che quest'anno festeggi i 20 anni di rugby. Sì, la mia avventura nel rugby è iniziata nel 97, nel 2017 sono appunto 20 anni. Sicuramente uno sport che questi anni mi ha dato tanto, che mi ha fatto crescere sia come persona che come uomo. E spero di poter continuare ancora sino al limite della federazione. Perché da ragazzino hai scelto il rugby e cosa hai pensato al primo allenamento? Ma sicuramente la scelta del rugby è arrivata dopo 11 anni di stagioni calcistiche. È stata un po' all'inizio una prova per vedere questo gioco che mi ha interessato durante l'estate, durante tornei sopra la sabbia. Ho voluto provare. Avevo un buon feeling io e questo sport e quindi l'ho continuato sino ad ora. Tanti i compagni che sono passati in questi 20 anni al tuo fianco, pensi un domani di poter fare anche il coach? Ma guarda, io credo una cosa, che ci sono persone che possono fare gli allenatori e altri che possono essere magari dei buoni giocatori, ma non tanto altro buoni allenatori. Dal mio avviso per adesso mi dedico solamente alla parte del gioco, poi più in là con gli anni si vedrà se potremo arrivare eventualmente prima sicuramente con dei step con le giovanili e poi eventualmente con una squadra un attimino più grande, però per adesso ci concentriamo solamente sul lato giocatore. Nelle giovanili hai visto un possibile Tony Daga che si faccia 20 anni di rugby, che stia tanti anni ad Alghero? Ma io spero che ci siano tanti ragazzi, non solamente uno o due. Anche perché più siamo più possiamo andare comunque un ricambio generazionale che per questo sport è sicuramente importantissimo. E per quello infatti invito anche tanti ragazzi che non hanno mai provato il gioco da rugby a venire durante gli allenamenti che si tengono il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 17, venire a provare questo sport che sicuramente le potrà dare tante soddisfazioni nella vita e anche come crescita personale sicuramente è una cosa ottimale. Dove può arrivare questa Maturi? Ma per adesso sicuramente puntiamo a fare un ottimo campionato. I numeri ci sono, i giocatori anche. Ora si tratta solamente dell'altra parte, che è quella della fortuna, a cui nessuno può sfuggire. Io spero e penso che se ci continuiamo ad allenare come questo inizio campionato e poi se tutto va come dovrebbe andare, secondo me renderemo Alghero una città che merita sicuramente una piazza più alta come livello. Quest'anno già dal precampionato avete rinnovato il dualismo con Capoterra. Sì, abbiamo avuto la fortuna quest'anno appunto di fare un'amichevole con i cugini di Capoterra, sono venuti qua, è stata una buona partita nonostante le nostre solo 2 settimane di inizio preparazione, quindi ancora con le gambe cariche. Il campo ci ha dato ragione, sicuramente ci sono tante cose ancora da smussare, da limare come team, come squadra, anche comunque come confidenza tra noi giocatori appunto come gioco, visto che ci sono anche tanti rinnovi. E io credo che Capoterra sia una partita sicuramente bella da giocare perché è l'unico derby sardo che abbiamo in Sardegna e quindi sicuramente mi ha fatto piacere vincerlo, ma quello che importa poi è durante il campionato. Allora, chiudiamo dando l'appuntamento ai vostri tifosi. Venerdì presentazione ufficiale, domenica si inizia il campionato e tra 10 giorni prima partita in casa. Certo, venerdì alle 18 al
all'Hotel Catalunya, su al Blue Sky Bar, ci ospita per la nostra presentazione della squadra. E dopodiché domenica saremo su Assondrio e domenica prossima, 8 ottobre, giochiamo qua in casa. Quindi invito chiunque voglia venire a sostenerci per domenica 8 ottobre, qua alle 3:30 si giocherà una partita importante contro l'Amatori Milano.